tanto ardore. Mio nipote, il più piccolo, si alzò e declamò con voce solenne la poesia che aveva fatto per Natale. Era stato messo fra me e la madre, lontano da Fiorella, la sua fidanzatina, che era all'altro capo della tavolata. Si guardavano e si sentivano bene come in una classe senza compagni. Mia nonna raccontava gli episodi importanti della giovinezza. A casa sua si mangiava bene e il tono della conversazione saliva. Effetto del vino? Ci lasciavamo parlare languidamente. Ci domandavamo delle nostre vite, del lavoro e dei problemi. I giovani si raccontavano i loro amorini, vantavano i loro telefonini. L'Apple è più forte di Samsung. L'Apple regge meglio le app. Effetto della Coca-Cola? Tanto ardore nello stare insieme. Sapevamo perché? Per carità, Carolina, non mi tentare. Non posso venire a cena a casa tua, disse Nicole, il mio nipote più grande. Perché? Perché la cucina di tua madre è tutta tentazione ed io devo dimagrire ad ogni costo. Io azzardai un po' più in là. Nicola, ci sono tentazioni alle quali si può cedere, dissi, pentendomi subito di quell'affermazione. Sei giovane, libero, stavo per aggiungere bello. Quale attrazione temi di non poter soddisfare? Mio nipote si volse per guardarmi in faccia. Zia, che ti è successo questa sera che sei così amorevole? Niente o tutto, risposi. È che mi sento tutti voi. È l'effetto del sentire di questa tavolata.